Fatemi dire che il professor Boffi ha scritto un libro molto importante. Lui fa da sempre una campagna, una battaglia che io condivido pienamente contro il fumo. Questo è il libro che è stato scritto dal professor Boffi, Smetti di fumare con gusto, che detto così uno non dice mai esce che... Esce domani, ecco. Ci vuole anche un po' di gusto anche nello smettere. Come l'alimentazione può aiutarti però a non senza ingrassare. Senza ingrassare. Cioè uno può smettere di fumare e mangiare senza sentire la dipendenza da nicotina? Sì. Allora, siccome spesso è un po' un alibi, no? Dei fumatori e delle fumatrici aver paura di smettere di fumare e ingrassare, allora abbiamo scritto un libro insieme a una mia collega nutrizionista Anna Villarini, a una giornalista Lorella Beretta e a uno chef Cesare Battisti da Ratanà, con delle ricette salutari, gustose, che però sono anche ipocaloriche. E quindi che aiutano a smettere di fumare gratificandosi, anche combattendo la voglia di l'astinenza alla nicotina, però non mettendo su peso. Antonella Clerici che ha scritto, credo, la Antonella Clerici ci ha omaggiato di una bella lettera, il suo compagno ha smesso di fumare con il nostro centro antifumo. E quindi anche lei ha scritto delle belle cose, è ovviamente grazie una grande a questo libro. Possiamo godere delle stagioni e gustare delle ricette che migliorano il nostro benessere, ci danno piacere e soprattutto possono essere degli ottimi alleati contro la dipendenza dal fumo. Abbiamo pensato anche di insistere molto sull'aspetto della stagione, no? Perché le stagioni hanno delle caratteristiche, diciamo, simili, no? Smetti di fumare in primavera, in autunno, ci sono delle cose che... E anche dei cibi adatti. Qual è la stagione migliore? Lei dice tutte per smettere di fumare. Però la primavera e l'autunno sono delle stagioni di un po' di passaggio e quindi spesso magari uno così... dei buoni propositi. Allora, se avete dei buoni propositi e volete metterli in pratica, magari migliorando tutta l'esperienza di chi smette da questa dipendenza da nicotina, il libro del professor Boffi da domani in edicola? Da domani, sì, so di fare una ricerca sul cancro dell'Istituto dei Tumori, quindi si fa bene due volte a leggerlo. Bene, quindi si aiuta anche la ricerca contro il cancro. Grazie al professor Boffi, smetti di fumare con gusto.